Ciao a tutti, oggi per la mia prima recensione trail ho pensato di parlarvi della mia prima scarpa da trail, una scarpa che mi ha dato tante soddisfazioni, che mi ha fatto macinare tantissimi chilometri sia in allenamento che in gara. Sto parlando della Scott Ultra RC. Una scarpa con drop 8 mm, quindi abbastanza protettiva, un'altezza del talone di 29 mm e un'altezza dell'avampiede di 21 mm. Il peso dichiarato da Scott è di 340 grammi per la versione maschile e di 300 grammi per la versione femminile. Partirei quindi a descriverla dal suo punto forte, ovvero la suola All Terrain Traction, studiata apposta per qualsiasi tipo di trazione, sia in accelerazione che in frenata. L'ho provata su qualsiasi tipo di terreno, dal corribile al roccioso e addirittura su neve e qualche tratto ghiacciato, e si comporta davvero bene. Il piede resta lì. E la sensazione è quella di avere un appoggio sicuro. Abbiamo poi un'intersuola e-ride per un appoggio più morbido e meno impattante, studiato apposta per le ultradistanze. Ed infine una tomaia in shoulder dynamic che garantisce grande comfort e soprattutto durata, due caratteristiche fondamentali per le ultradistanze. L'unica cosa che secondo me pecca un po' la tomaia è la traspirabilità, ma è anche vero che quando ci sono condizioni non ottimali per correre, ad esempio quando piove o quando è piovuto e i terreni non sono completamente asciutti, ci sono pozzanghere, il piede rimane veramente asciutto e quindi questa è una cosa secondo me positiva. Ha un sistema di allacciatura veramente valido perché una volta allacciata la scarpa il piede resta ben saldo all'interno anche dopo ore e ore di allenamento o di gara. Abbiamo poi una linguetta molto sottile, ma questo è caratteristico di molte scarpe da trail e per me è molto confortevole. Infine una conchiglia abbastanza imbottita e spessa che protegge bene il tallone. Secondo me però ci si potrebbe lavorare per renderla un po' più sottile e rendere quindi la scarpa un po' più leggera. Secondo me nel complesso è una scarpa ottima, l'ho utilizzata e la utilizzo ancora per allenamenti lunghi e gare lunghe a bassa intensità. Ma la sconsiglio per gare corte e gare di media distanza, quindi che vanno dai 15-20 km fino alla distanza maratona di 42 km. L'ho provata anche in queste gare e secondo me il peso di questa scarpa incide negativamente sulla prestazione, essendo una scarpa appunto molto pesante, quando la velocità è elevata e si richiede una frequenza di passo alta, secondo me appunto ti penalizza e non si riesce a performare al 100%. Ho sottolineato a bassa intensità perché ho notato che quando si tende a fare un allenamento veloce o comunque anche in gara, l'ho provata anche su una distanza ad esempio di 60 km che è una gara intermedia, e dopo alcune ore di corsa, quando comunque si tende ad avere ancora un buon passo, ho notato che tendo spesso ad inciampare. Questo secondo me è dovuto al peso della scarpa, quando il ritmo è ancora elevato. E la gamba però comincia a essere stanca e non si alza più il piede come prima, quindi non si ha un'esecuzione ottimale del gesto, si tende appunto ad inciampare e questa cosa qua mi è capitata spesso. Quando si è intorno ad esempio al 30°-35°, ho notato che appunto tendo a beccare radici, sassi e mi è capitato anche di cadere e ovviamente quando si cade si rischia di farsi male. Mi è sempre andata bene per fortuna, però questo secondo me è un lato negativo della scarpa, l'unico, perché sì, nel complesso è davvero un'ottima scarpa e per evitare appunto queste cose la utilizzo solo in allenamenti lenti oppure gare lente che fungono da allenamento per evitare magari di farsi un 60, un 80 km in solitaria. Facendo una gara ti passa di più e quindi la consiglio vivamente, ma a bassa intensità. La durata di questa scarpa è nella media, a me dura sui 500 km, ne ho usate più di 10 paia, quindi la media è quella. Io essendo anche un corridore abbastanza pesante, peso 84 kg, quindi questo incide sicuramente sull'usura della scarpa. Ad un corridore un po' più leggero, secondo me possono anche fare sui 600 km. Quindi come durata gli do un 7 su 10. È una scarpa che quindi consiglio, gli do un bell'8 su 10 e la consiglio ai runner principianti, ma anche intermedi ed esperti che però la utilizzano a bassa intensità. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace qui sotto. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Buone corse a tutti!